Gianna Parenti. Si prepari Adolfo Linares. Il tutto è spirito, l'universo è mentale. Quello che sta in basso è come quello che sta in alto. Quello che sta in alto è come quello che sta in basso. Nulla riposa, tutto si muove, tutto vibra. Queste, secondo una più che millenaria tradizione, sono un frammento delle sette leggi di Thoth Hermes, le famose tavole smeraldine, che racchiudono ermeticamente tutto il sapere dell'antico Egitto. Nella città di Abido, località presunta della sepoltura di Osiride, si celebravano i misteri più solenni. La corte al completo, donne e uomini, non erano in veste di spettatori, ma di attori. Noi, in congresso, essendo il PR un partito annuale, ripetiamo esattamente questi misteri, morte per rinascita. Ogni congresso può venire considerato un atto di magia, ma magia del fare, quella vera, non quella di ciarlatani. Un atto di magia dove, donando ognuno di noi, consciamente o meno, parte del nostro io fisico e spirituale, arriviamo a volte a creare dei momenti di grande forza, dove tutto si fonde, uso una parolona, e diviene forza cosmica. La costruzione della grande piramide, a cui più nessuno può certamente assegnare oggi il semplice ruolo di tomba, fu un'opera di assoluta precisione che richiese una minoranza qualificata. Ben lungi dalle immagini oleografiche che ci sono state tramandate di poveri contadini nutriti a crusta e cipolla, naturalmente, tale costruzione, come altre molto misteriose e illeggibili per noi purtroppo, può essere paragonata al lavoro dei francmasson, altra minoranza qualificata, che ci hanno lasciato altri monumenti che parlano un linguaggio misterioso, le grandi cattedrali. E io mi chiedo, e nel PR oggi noi chi siamo e cosa stiamo costruendo mattone dopo mattone? Non le trovate delle analogie affascinanti? Io sì. Stiamo costruendo, a mio modesto avviso, le basi per una vita migliore per le generazioni che seguiranno. Invece che nella pietra, noi lavoriamo nel tessuto sociale, giuridico e politico. Ma sempre di monumenti si tratta. Quindi, cari compagni, proprio in questo congresso, prima di ogni decisione, sempre a mio modesto avviso, ponderiamo bene, poiché la storia sarà nostro giudice. E tanto peggio per chi non sa o non vuol cercare di arrivare a svelare la grande madre Iside. Ritornando ai mattoni a cui accennavo prima, non ammattonata in testa,
anche se a volte per qualcuno ci vorrebbe. Ahimè, purtroppo noi siamo non violenti, non si può, ma ci vorrebbero. Vorrei riallacciarmi al mio intervento all'ultima assemblea federale consultiva. Ah, scusate, un inciso prima. Io credo fermamente che al PR sia dato il compito storico di ricucire, non rattoppare, ricucire, rifamare, tipo bianco su bianco come le sorelle Materassi, lo squarcio apertosi fra le forze anticlericali nel 21 con la disgraziata scissione di Livorno. Troppo funeste sono state, sono, parliamo per esempio nominale, e potrebbero essere anche in un futuro molto vicino le conseguenze politiche per l'Italia e forse anche per l'Europa. Perché io sono molto preoccupata da queste ideologie che hanno ricominciato a strisciare. Oggi non c'è più bisogno di camicia nera o di altre cose, ma è una cosa più strisciante. E sono molto preoccupata per questo. Ho detto forze anticlericali, come giustamente fu detto all'Adriano, alla commemorazione di Ernesto Rossi, perché laico è veramente troppo vago. Nel mio vecchio Zingarelli, laico è anche sinonimo di illetterato, imbecille e idiota. Quindi dobbiamo avere il coraggio di chiamare le cose con il loro nome. E usiamo fin da oggi la parola anticlericale quando occorre, senza aver paura e senza cercare le parole che forse meglio si accomodano alla situazione. Ritornando, dicevo, all'ultimo dell'Assemblea federale consultiva, PR in Italia e PR transnazionale. Allora, usando un linguaggio da scenotecnica, dissi che il PR si potrebbe muovere su due linee prospettiche, tenendo come linea d'orizzonte l'attuale assetto politico, non solo quello italiano, perché qui ormai siamo a livello europeo. Una linea prospettica, l'Italia. L'altra, il PR transnazionale. Se non saremo 100.000, 1 milione o più, per il momento non importa. Tanto lo saremo dopo. Naturalmente dobbiamo sempre tenere ben presenti, come ha detto Tortoli, i costi, sia finanziari che politici, specie per la seconda linea prospettica. L'importante è che la rosa abbia tanti bocci, che faranno dell'Europa e di paesi oggi in preda alla carestia e al deserto un giardino, un roseto enorme, immenso, bello, robusto, sano, con tanti bocci. Cosa che ritengo basilare, come nelle regole benedettine. Naturalmente questo per chi ha fede vera nel PR, ma io parlerei più che di fede, di misticismo laico. Perché io sono una maledetta toscana, la parola fede. Umiltà. Disciplina ferrea e regole ben precise. Anche con potature dolorose all'interno del partito, se occorressero. Per me, come credo per tanti altri, il PR transnazionale non è un problema, perché credo lo sia già dal momento in cui per la prima volta si usò la parola sterminio per fame.
non erano, era già una cosa transnazionale perché non riguardava solo l'Italia. Magari stiamo assistendo ai primi passi, certamente faremo degli sbagli, ma il piede transnazionale è già realtà, su questo non ci piove. Non parliamo poi dell'Italia, dove la grande opera si sta già scaldando sulla Sanor. Oggi uso un linguaggio un pochino, sono un giornalino così. I risultati del referendum, anche le ultime parole di Cossiga, se non erro, sulla riforma dei partiti. Al di là poi di iniziative squisitamente politiche, un esempio tout court, tanto per dare un po' di peso alle parole, se casomai occorresse. Una cosa, non mi è riuscita di trovare come definirla. Diciamo una cosa, di una sottigliezza politica a dir poco mostruosa. Il venerdì giallo di Tortora. Lo sapete, a me piace il dialogo con l'elettorato. Io vengo dal popolo, dalla base, e con questo cerco il dialogo. E credetemi, la cosiddetta base comprende molto e bene, molto meglio di quello che si pensi. Tutti coloro che in alto loco, a suo tempo, hanno scritto, hanno detto che Enzo si era servito del PR per loschi scopi personali, qui mi occorrerebbe un bel cambio di scena, un tempio sotterraneo dell'antico Egitto, il coro dei sacerdoti della Ida schierati, traditor, perché avevano già emesso il verdetto. A tutti costoro, quale risposta più radicale, più bella di giallo? I prodromi erano già nell'aria alla ripresa di Portobello, ma ora lasciatemelo dire, è una goduria, troppo goduriosa, peccaminosa se posso, perché tutte le lotte del PR sciorinate così, coram populo, a milioni di italiani. È una semina meravigliosa, no? È in perfetto stile anglosassone, poi. Come il quarto atto del Rigoletto, il capolavoro nel capolavoro. Ora, caro Enzo, se sei in ascolto, qui mi fermo, se no magari pensano qualcuno che io sia frecciolato il tuo soldo. Ritornando al PR transnazionale, non ci manca certo il materiale umano da investire, tenendo sempre però i piedi ben saldi in Italia. Gianna, 2 minuti. Grazie, forse mi ci vorrà un minuto di più questa volta, vi chiedo di scusarmi. Anche o con la presentazione alle politiche, questo non mi interessa per il momento. Facciamo anche noi una bella diaspora ponderata e nello stesso tempo allegra e goliardica, fatta, ripeto ancora però, da persone che hanno la volontà vera di fare, non persone che fanno così per moda. A proposito, scusatemi se salto, ma mi hanno già richiamato, quindi. A proposito della diversità e sul razzismo, una parolina. Stiamo scoprendo oggi, pensate un po', grazie agli zingari, prima non c'era nulla, che un popolo civile come quello italiano è razzista esattamente come gli altri. Anche tanti radicaloidi, molto snob, molto chic, con tanta puzza sotto il naso, sono razzisti e classisti, da fare schifo. Bene. Io e altre persone, scusatemi se parlo, dico io,
io e altre persone che per costoro siamo considerate le paria, fleur du mal. Bene, io a questi radicaloidi gli urlo in faccia: la vita è altro, il PR è altro, cambiate partito. Perché se per caso ci fosse aria di emarginazione, qui l'emarginata se lo mettano bene in testa tutti, non sono io. Perché non glielo permetto. Come tante altre compagne, non siamo state e non saremo mai personaggi dall'aria Modì, così, buone per una stagione e poi zitte a casa e via. Questo mai, mettetevelo bene in testa. Mi ricordo una volta, anni fa, Marco disse, mi sembra in un federale a Chianciano, io corro, il PR corre, chi non è in grado di correre rimane in fondo, e allora continuiamo a correre, tanto siamo già in maglia rosa. Scusate, dico, ma politicamente, accanto a noi vecchiacci radicali, vedete qualcun altro? Io no. Gianna, sei andata un po' oltre, se puoi concludere. Chiedo scusa, ho chiesto se un minuto in più se lo posso avere. Se siamo l'avanguardia più sfrenata, non è mica colpa nostra. Il resto è tutto per piume, che è rimasto addietro nei secoli, stanno ancora giocando a fare corvi nella palude, li sentite? Cra, 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 come nei cartoni animati di Walt Disney, alzano la zampina e cra, poi la rimettono giù, alzano la e cra. È 40 anni di questo gracidio, mi sembra basti ora, no? Si è parlato, se non vado errando, scusate, mi accomodo la bocca qui, di creare un nuovo ministero. Io che sono notoriamente una povera fanciulla fragile, debole e indifesa, mi accontento di cose già esistenti. Mi candido per il Ministero alla Cultura, perché vedo già musei aperti a tutte le ore, la mia Firenze finalmente godibile, Piazza Signoria pavimentata in vetro cemento con gli scavi leggibili, le biennali, le triennali, i teatri retti da persone veramente capaci e non come ora da politicanti messi lì dai loro partiti. Scuole vere, adeguate alla realtà di oggi, senza bizantinismi religiosi. Che gran circo, vero il Pierre? C'era scritto oggi su un giornale, mi sembra. Gran circo, sì. Siamo un circo forse, ma di persone vere, non di baracconi da fiera. Naturalmente poi, come sempre, un pensierino agli amici al di là del Tevere. Con tutte le cose che abbiamo da fare, dobbiamo trovare ogni tanto 5 minuti, non di più, 5 minuti, per ricordargli di smettere di fare i mercanti nel Tempio e di occuparsi delle loro cose, che non sono notoriamente ferreme. Mille e non più mille, i 7 calici sono stati quasi tutti versati, è il trionfo della grande prostituta che si abbevera del sangue dei suoi martiri. Anna, ti faccio presente che il minuto è già diventato 5 minuti. Bene, allora concludo subito. Hai già sforato di 5 minuti, quindi avviati alla conclusione perché sottrai tempo agli altri, ecco, solo per questo. Bene, grazie. Compagni, allora finisco qui e chiuso. Grazie.